La storia di Don Ferdinando e delle suore di Galeazza parte da molto lontano. Firenze, 1233. Sette mercanti, membri di una compagnia religiosa fatta di soli laici devoti alla Beata Vergine Maria, decidono di lasciare la città e il lavoro per ritirarsi sul Monte Senario, dove costruiscono una sorta di convento e una chiesa dedicata a Maria. Qui si dedicano al servizio dei poveri, alla preghiera e alla scoperta del Signore, mettendosi nelle mani di Maria e dichiarandosi suoi servi. Nasce così l'ordine dei servi e in seguito delle serve di Maria. Le suore di Galeazza sono parte di questo ordine antichissimo, sebbene la loro storia risalga a molto tempo dopo e molto lontano da Firenze. Tutto parte da Galeazza, in piena campagna bolognese, verso i confini tra Modena e Ferrara. Poco lontano da Galeazza c'è un piccolo paese, Reno Finalese. Qui nasce Ferdinando Baciglieri, è il 4 maggio del 1821. Così, a pochi chilometri, nascita, santità e morte di un sacerdote si incontrano in maniera meravigliosa. Da ragazzo, Ferdinando matura il desiderio di consacrarsi e portare il Vangelo lontano, magari in Oriente, e si prepara a farlo entrando nella Compagnia di Gesù dei Gesuiti di Ferrara. La sua salute, però, si mette tra il suo cuore e il grande desiderio di missione. Debole e malato, deve ben presto lasciare il suo percorso, scoprendo, per di più, che è solo attraverso la croce che si può giungere alla piena comunione con il Signore. Lascia così i Gesuiti, ma non l'idea di consacrazione, e così, tornato a casa, decide di intraprendere il cammino verso il sacerdozio e celebra la sua prima messa nella piccola chiesa di Reno Finalese il 3 marzo 1844. I giorni della tristezza sono ormai alle spalle. Giovane parroco, il vescovo gli affida la cura di Galeazza con la promessa che sarebbe stato lì pochi giorni, in attesa di nominare un parroco incaricato. I pochi giorni divennero in tutto 41 anni. Eppure la sua passione missionaria e la sua intraprendenza educativa travalicarono i confini e le difficoltà. Fu intraprendente e ricostruì gli spazi della parrocchia decisamente ammalorati, non prima di essersi preso cura dei tanti poveri della zona, ma fece di più. Cercò di costruire una chiesa fatta di persone donate a Dio e ai fratelli, soprattutto donando Dio, il Dio della misericordia, ma non bastava, serviva che sempre più persone si spendessero per il bene della gente. E fu così che eresse come un piccolo seme e, fiducioso in un grande raccolto, la prima comunità e la prima casa per le suore. Era il 23 giugno 1862. Suor Maria Giuliana Busi, di 38 anni, divenne la prima priora e con lei Suor Maria Luigia Busi e Suor Maria Rosa Gallerani furono le prime suore dell'ordine che Don Ferdinando volle come serve di Maria, secondo lo spirito dei sette fondatori: il servizio di annuncio, il servizio ai poveri e il servizio dell'educazione divenne lo stile quotidiano di questa comunità, insieme al suo parroco, e la casa di Galeazza divenne capace di raccogliere decine di persone in cerca di aiuto o di speranza. Ormai logorato da una salute minata da tempo, Don Ferdinando portò a termine la sua vita, tutta spesa per i poveri il Vangelo, il 13 luglio 1893. Ma il seme piantato con amore, dall'amore di Don Ferdinando con la grazia del Signore, si espanse, tanto che la testimonianza delle suore di Don Ferdinando affascinò molti vescovi che chiamarono quelle suore nella propria diocesi e queste partirono, divenendo pian piano più numerose, per Bologna, Modena, Vicenza, Venezia, Pisa, Macerata, Roma, Cosenza, sapendo che il fondatore li accompagnava dal cielo. Ma il seme crebbe ancora di più e si sparse nel mondo, perché il Vangelo non ha un solo colore, non ha una sola lingua e non ha un solo volto.
Don Ferdinando Maria Baciglieri viene beatificato il 3 ottobre 1999, dopo che la Santa Sede ebbe riconosciuto le virtù di santità e umanità che resero Don Ferdinando veramente un uomo di Dio e dei fratelli. Le sue spoglie mortali riposano a Galeazza mentre il suo cuore contempla quel Gesù misericordioso che ha voluto donare ad ogni uomo.